Prosegue la mobilitazione di territori e istituzioni della provincia di Sondrio per sollecitare chi di dovere a risolvere i problemi di un servizio di trasporto ferroviario che negli ultimi tempi sulle linee di Valtellina e Valchiavenna ha fatto registrare crescenti problemi fino all'ultimo grave episodio, quello di martedì, quando numerosi passeggeri della Colico Chiavenna sono rimasti a piedi a causa di un servizio sostitutivo di bus insufficiente e mal programmato. Anche il prefetto di Sondrio, Giuseppe Mario Scalia, ha scritto ai vertici di Trenord per rappresentare la situazione di grave inadeguatezza del servizio. I pendolari delle nostre linee, scrive Scalia nella lettera all'amministratore delegato della società, purtroppo spesso devono subire ritardi o cancellazioni dei treni causati da guasti alla linea, ai passaggi a livello, incidenti, con inevitabili lunghe attese e disagi. Inoltre, e questo è stato il caso di due giorni fa, la predisposizione dei servizi sostitutivi mediante autobus non risulta sovente sufficiente ed adeguata alle esigenze dei numerosi cittadini che normalmente viaggiano sui treni. Il malcontento e l'esasperazione della popolazione, ma anche degli amministratori locali, aggiunge la massima autorità di governo sul territorio, sono comprensibili e giusti. Attendo al riguardo, conclude la lettera, una cortese risposta sulle eventuali concrete misure volte ad eliminare i disagi dei cittadini. A manifestare disagio sono anche i lavoratori di alcune ditte che forniscono servizi al comparto ferroviario e che chiedono aiuto al sindacato. Giorgio Nana, segretario della FILT CGL di Sondrio, ha ricevuto in questi giorni la nota dei dipendenti della Dusman, che gestisce in appalto per Trenord la pulizia dei treni. Manca personale, lamentano le maestranze, almeno una persona per turno di lavoro. Non si può pretendere, scrivono, che i treni che stanno fermi 10 minuti nelle stazioni siano puliti e siano riempite le cisterne dei bagni. Dopo oltre 3 anni, finalmente anche a Sondrio è arrivata l'acqua sui binari, aggiunge la lettera, ma non si può pretendere che 2 persone in 10 minuti puliscano 7-8 carrozze e riempiano i 7-8 bagni. Immaginabili le continue giustificate lamentele dei viaggiatori.